Ciao Gerardo, buonasera da te, come va? Buonasera, come va? Come va? Siamo in inverno, caro mio, il buio ci circonda, la luce l'aspettiamo al mattino, Natale cambierà il solstizio, ci si aprirà un nuovo anno, come sempre diremo ossessivamente che l'anno prossimo sarà migliore di quello vecchio, perché giustamente insomma, la speranza non ce la possiamo mai togliere. Ma insomma, se abbiamo bisogno di speranza è perché certe volte abbiamo sempre un po' patito, no? Insomma, È ti dai i perché. coglioni girai, ma Juve, capito? No, detto questo, diciamo che insomma, abbiamo visto periodi di miglior soddisfazione in questo, no? In generale, o no? Sì, capisco quello che mi vuoi dire, ma non so, l'effetto dell'inverno lo capisco. Insomma, sei un po' depresso per la situazione No, generale, oltre che per... l'inverno ovviamente è una metafora, come lo è il buio, la luce, l'attesa, la speranza e tutto quello insomma, di cui ci circondiamo, fatto di belle parole, che spesso insomma, sono gemmate nella nostra Metafore di immaginazione. cose. Metafora appunto di qualcosa che gemma dall'incredulità Dietro. di fronte alla rappresentazione degli eventi, perché poi nessuno di noi sa esattamente come vanno gli eventi, che hanno a che fare con una condizione in generale di crisi, di difficoltà. Questo è una cosa che uno sperimenta personalmente, ma anche sperimenta nella dimensione collettiva. Diciamo che oggi in Italia un po' questa sensazione di difficoltà e di crisi si percepisce, è veramente toccabile. L'ho notato anch'io, sono appena tornato da Sì. lì, ci ho passato 20 giorni al Allora, ritorno in Cina e l'ho notato. senza citare quel famoso saggio sull'epoca delle passioni tristi, è chiaro che in una situazione di difficoltà, di crisi, mi vengono in mente tutti i bellissimi scritti beniaminiani sullo shock, sulla nostra abitudine alla ricerca della novità e queste cose qua. C'è qualcosa appunto che ha a che fare, quella che Benjamin chiamava l'atrofia del sensorio, cioè il fatto che per quanto le crisi si approfondiscano, insomma, uno poi alla fine si abitua a tutto e questo non è necessariamente un bene perché poi toglie invece quella che dovrebbe essere la forza dell'alternativa, della speranza, della possibilità di costruire qualcosa di diverso, tenuto conto che insomma io e te abbiamo un'età per cui abbiamo spesso parlato di qualcosa di diverso, diverso da chi, appunto, diverso da cosa, non è più chiaro forse dopo tutti questi anni, insomma, no? Quindi alla domanda come va, uno risponde così, va che è inverno e che arriverà la primavera, insomma, ecco. Carissimi ascoltatori, non so se avete capito, ma questo per il momento è solo stata la risposta al come va. Puoi traducerla. Beh, l'importanza è semplificarsi la vita, giusto? Certo. In queste chiacchiere con Gerardo, almeno per la parte iniziale, io faccio la parte del cinico rompicoglioni, poi mi lascio andare alle riflessioni comuni. Sì, adesso all'improvviso ha introdotto argomenti che ci porterebbero altrove, tipo appunto l'accettazione nel linguaggio mio del declino, no? Tra l'altro è una cosa che noi in economia e chi si occupa di preferenze, psicologia degli individui dal punto di vista economico, ci abbiamo riflettuto. Noi la chiamiamo habit formation, formazione di abitudini. E cioè che ci si abitua all'osservazione, ma poi parliamo d'altro, perché in realtà un po' prima di collegarci abbiamo scambiato un attimo due tre messaggi e l'idea iniziale era di parlare d'altro. Adesso ci siamo messi a parlare sull'accettazione del non cambiamento e l'accettazione della depressione e la speranza residua che diventa meteorologica, nella misura in cui non puoi tu cambiare la tua vita e quella degli altri. Dici, vabbè, dai, però almeno fra 4 mesi è primavera. Uno dei grandi temi novecenteschi, forse di un periodo a cui insomma restiamo ancora molto affezionati, è quello del destino, no? Quindi come si deve leggere, come non si deve leggere. Allora, credo che sì, poi il rapporto fra il destino e le parole, insomma, sia quello che in fondo, a cui stavamo un po'
discutendo adesso, insomma, sulle cose a cui alludevamo. Allora, uno dei grandi motti era: gli uomini consapevoli dei propri destini sono uomini che vivono la storia in maniera sicuramente più produttiva, diversa rispetto a quelli che invece i destini subiscono, come dicevano i greci, che sono impossessati dal destino, no? dal caso, e quindi insomma ne sono vittime. E questa è forse appunto la stessa cifra della crisi, no? Siamo vittime del destino, ne siamo protagonisti, siamo vittime della crisi, siamo protagonisti, abbiamo una primavera da aspettare. Adesso la risposta alla domanda come va è un mettersi da qualche parte, insomma, ecco. Perché ci si può nascondere in qualche modo e dire vabbè, io sono qua, e come fanno gli scienziati in fondo, no? Che studiano le cose e dicono: noi studiamo i fenomeni, non ne siamo responsabili perché li conosciamo in qualche modo, poi si può essere scienziati fino a un certo punto, perché comunque i fenomeni, soprattutto quando sono fenomeni umani, non possono non coinvolgerti, non possono essere una parte di te. E soprattutto, in fondo, l'unica maniera fondamentale che uno di noi ha per conoscere l'umano è la propria esperienza. Per quanto noi diciamo, certamente abbiamo molti strumenti per misurare, catalogare, definire, ipotizzare, studiare le leggi, eccetera, ma poi noi non sappiamo niente altro di sicuro se non quello che sappiamo di noi. In termini proprio di esperienza. Non ne sono mica tanto convinto, ma questo è un altro tema. Anche perché se davvero l'unica cosa di cui siamo sicuri è ciò che sappiamo di noi. Che cazzo sappiamo di noi, dottor Favaretto? Quindi facciamo un argomento lì. Tutto il giochetto su questo, Gerardo, ha a che fare con l'uso, un po' l'abuso della parola sicuro, no? Della parola? Sicuro. Certo, sì. Ma anche della parola conoscere. Perché sicuramente c'è una... Sì, dire l'unica cosa che conosciamo, e questo è sicuramente riduttivo e semplificatorio. Però l'esperienza dell'esistere è la nostra esperienza. Dopodiché sì, questo non vuol dire che la si viva consapevolmente o che la si conosca esattamente come... sai, nell'esperienza del vivere, della nostra esperienza, c'è l'esperienza dell'acqua, il che non ci fa conoscere immediatamente come si compone, eccetera, eccetera. C'è l'esperienza dello spazio, cioè, sono tante esperienze di cose che in realtà avevamo, se le giudicassimo dal punto di vista esperienziale, no. Oggi credo con una certa tranquillità, sto evitando la parola sicurezza apposta, tu e io non diremmo, no, che le stelle sono delle costellazioni messe in cielo, eccetera. Questo mi fa venire in mente la cosa che avevamo appunto accennato prima, di cui volevamo parlare, quindi lascia che ne approfitti e la introduca, cioè la centralità dell'esperienziale, che esce molto da molte delle cose che tu dici, e a me a volte riesco a percepire dove vai, ma a volte, ricordando anche antiche riflessioni, oltre che più recenti, mi lascio un po' dubbioso. Te lo dico in che forma, ma l'ultima volta che ci siamo visti abbiamo dialogato su un aspetto chiave del ruolo della psichiatria, di quel tipo di cultura che sta attorno al riconoscimento allo sforzo di capire un attimo come funziona la mente umana, e cioè il fatto che attorno ai cambiamenti dell'antipsichiatria o della psichiatria moderna negli anni 60 e 70 si sono sviluppate due cose. Da un lato l'accettazione che il matto è una cosa ampia e ambigua e non è 0-1 e non è necessariamente il caso di rinchiuderlo nel manicomio per non vederlo, nel senso, se vuoi, come non mi ricordo più se ce lo disse Franco Basaglia o Della Barba, siamo tutti matti. Credo che se me la ricordo, no, era con mio padre, con sotto Della Barba. L'hanno detto in tanti. L'hanno detto in tanti, lo so, ma io ero ragazzino e quindi a un certo punto capisci cosa vuol dire. Ma quindi da questo riconoscimento che siamo tutti matti, cioè da un lato un aspetto, diciamo, clinico, professionale, che ha molto a che fare con la storia tua professionale, di il cambiamento del ruolo del psichiatra e del matto che si fa curare dallo psichiatra e di come si gestisce questa cosa. Dall'altro c'è, sul piano proprio sociale,
un'esplosione di questa cosa, in cui il siamo tutti matti si trasforma in siamo tutti alla ricerca della felicità esperienziale, ci rifiutiamo tutti di essere matti e vogliamo tutti o tanti sentirci felici. Cioè, vogliamo, quindi è un capovolgimento, no? Siamo tutti matti, diventa no, io non sono matto, nessuno è matto, o nessuno me ne frega degli altri, io non lo sono. E infatti con un po' di aiuto da parte del psico something, io starò bene, no? Cioè questa, infatti se ci pensi nel passato, il pre-Basaglia o pre-anni 60, l'idea che il matto si curasse era abbastanza aliena alle persone, no? Al più i borghesi molto ricchi andavano in analisi da una qualche variante del freudiano junghismo, ma era un colloquio, un amico di famiglia, insomma, era un po' come andare, a volte andare a giocare al poker con gli amici, al biliardo, al club, a discutere d'affari, e un pomeriggio alla settimana andavi per un'oretta dal tuo amico analista. Poi invece la cosa si rovescia, cioè viene attribuito a voi, scusami se dico voi, insomma, alle psico something, io lo so che rischio di offenderti, quindi... No, anche psico nothing, cioè. No, viene attribuita questa potere terapeutico, no? Che il mio malstare non lo voglio avere. La mia vita deve essere una sequenza di felicità, vivere il dolore, i limiti della mia mente, i miei complessi, vivere le incertezze, la sofferenza del me stesso e di quello che la vita mi provoca o mi sono provocato da solo, chi lo sa, molte cose vengono da come sono fatti i filetti, come sono attaccate le connessioni. C'è un progressivo estendersi, forse legato anche ai livelli a rete, ne parliamo dopo. Di un rifiuto di questa cosa, voglio essere felice, il diritto alla felicità, si pensa un tema anche molto diffuso, no? Anche nei movimenti che abbiamo visto come siamo cresciuti. Niente, era su quello che volevo portarti, come lo vedi? Gli anni 50, gli anni 60 e poi insomma tutto quello che ci è venuto dietro, tipo 70, 80, eccetera, hanno sicuramente cambiato le cose su tanti aspetti. Magari io provo a dirne tre livelli diversi che poi portano al discorso che stai facendo e che stavamo facendo. Il primo aspetto sicuramente è che negli anni 50 sono stati, come dire, messe a punto e poste, sono cominciate ancora negli anni 20 e 30, soprattutto negli Stati Uniti, la questione dell'accessibilità alle forme di cura psicologica, il fatto che le cure psicologiche dovevano essere disponibili per tutti, che non era giusto. Allora ci fu appunto il movimento delle cosiddette psicoterapie brevi, perché si diceva non è giusto che l'analisi del 4 volte a settimana costa un sacco, quindi bisogna permettere alle persone, al popolo, di venire a curarsi. E allora questa idea di salute e di relativa felicità che le terapie psicologiche potevano dare ha cominciato appunto in questa ricerca di un'accessibilità, di una disponibilità, no, di cure per le persone da un punto di vista psicologico. Questo non ha toccato immediatamente le grandi istituzioni psichiatriche, i manicomi, tanto per intenderci, insomma, gli istituti di reclusione, dove insomma tutt'al più c'era qualcuno che si ingegnava di capire come queste menti anormali funzionassero e qual era la dimensione descrittiva dell'esistenza di queste persone, ma ancora non c'era appunto un approccio veramente psicologico, se non in situazioni eccezionali. Sto pensando alla Seconda Guerra Mondiale, quando appunto i manicomi bombardati, gente senza fame, situazioni così, tutto di questo tipo, improvvisamente le distanze fra infermieri, medici e pazienti, no, venivano a saltare, laddove ancora magari ce ne fossero stati di medici ancora. Allora si creavano quelle situazioni e paradossalmente la psicoterapia di gruppo in Francia nasce proprio da queste cose. Un secondo livello è quello dei farmaci. Negli anni 50... Lascia che ti blocchi un attimo, scusa, perché c'è un ritardo nella nostra connessione e io ho reagito
No, il dettaglio storico che io non sapevo, mi hai detto la psicoterapia di gruppo in Francia nasce da queste circostanze, cioè c'hai un dettaglio storico in mente? Sì, il movimento di psicoterapia istituzionale si chiamava così, che era sostanzialmente l'idea di applicare i concetti psicoanalitici e dinamiche del gruppo, non era in senso stretto di psicoterapia fisico, ma la psicoterapia istituzionale, cioè leggere attraverso gli strumenti della psicanalisi le dinamiche relazionali dentro l'istituzione, dentro i gruppi istituzionali. Di fatto nasce nell'immediato dopoguerra sull'esperienza della Seconda Guerra Mondiale. Infatti già negli anni 50, soprattutto negli anni 60, cominciarono ad esserci tutta una serie di testi francesi molto diffusi, che arrivarono poi da noi negli anni 70, sulla funzione pubblica dello psicanalista. Problema che da noi non si è quasi mai posto, nel senso che sì, non abbiamo mai avuto una società psicanalitica dell'impatto sociale di quella francese, insomma, ecco, o di altre società, quella inglese, quella americana stessa, eccetera. Quindi sì, c'è questo fatto, no, che della guerra che ebbe fra i tanti fenomeni, insomma, che si portò dietro, ci fu anche questo. Quindi la famosa, il Marat Sad nella sua... ecco. No, il Marat Sad non è ambientato lì, non è scritto lì per caso, mi stai dicendo. Quindi c'è questa esperienza, questo dettaglio, questa cosa io non la sapevo. Interessante, dovrò leggere. Sì, fra l'altro è una cosa che si è ripetuta tutte le volte in cui ci sono state situazioni che appunto hanno fatto saltare il fondamento dell'istituzione, hanno fatto sì che si creassero situazioni eccezionali per cui i ruoli che venivano giocati venivano completamente messi in discussione, e lì nascevano esperienze diverse. Non è un caso, per esempio, che poi le prime esperienze di comunità poi ripartevano non tanto dalla guerra, ma partivano da quello, dalla messa in discussione dei ruoli, dalla messa in discussione della gerarchia, dalla necessità di democratizzare, assemblee, eccetera, tutto quello che poi ha prodotto l'altra dimensione di sdoganamento, che è stata quella sociale, per cui insomma tutti i movimenti di discussione antistituzionale anni 60, in tutto il mondo, poi in Italia anni 70 con la riforma. E lì c'è stato il secondo livello di sdoganamento, allora, diffusione delle terapie psicologiche e la psichiatria che improvvisamente diventa una questione civile. Una questione civile. Sì, di lì devo dire, se posso intromettermi un attimo. Sì, lì credo sia più chiaro anche a chi ci ascolta la relazione, anche perché quei movimenti che oggi è di moda, a cui oggi è di moda, io credo attribuire tutte le colpe. Una delle cose che sopporto meno in Italia è tutta colpa del 68. Valanga di stronzate. Ma tutta colpa della Chiesa Cattolica, banda di imbecilli. Benito, cioè il 68 ha fatto ben poco. E tra l'altro il 68 ha liberato tutto questo, perché una delle componenti, ovviamente, illusorie, tutto di quei movimenti, era appunto la domanda di felicità. E quindi anche sessuale, c'era tutta una dimensione di liberazione sessuale, quindi c'era uno sforzo di capire te stesso, dove poi sei andato a finire, come si sia evoluto e cosa abbia gemmato, per usare un'espressione che oggi ti sento... Hai veramente voglia, permettimi, non lo farò più in pubblico, l'ho fatto prima in privato, usare su di te le armi della tua scienza. Il fatto che per sei volte in una conversazione ti venga l'immagine del gemmare... È un bisogno prima di venire. Abbiamo iniziato culturalmente al mondo occidentale ad accettare che non c'è niente di assolutamente drammatico in quel diverso che è l'omosessuale, allora. Sì, il termine, no, delle autocoscienze, i gruppi, l'autocoscienza, non nasce proprio in quel momento. Io non sono uno storico, non mi permetto di... Però, poi, insomma, l'economista... Ne abbiamo vissute tu e io, essendo cresciuti un po' rapidamente, ci facevamo, credo che siamo diventati amici, facendoci letteralmente l'autocoscienza undicenni. Esatto. Un po' troppo scaltriti, forse, un po' troppo lettori di quello che poi... quando abbiamo riletto. Però insomma, l'abbiamo come fatto, dire, attenti a riempirci la testa di qualcosa, ecco, questo con una sorta di horror vacui per una testa che non funzionasse, che non si ponesse dei problemi. Ma al di là di questo, allora sì, c'è stato, credo, l'economista sei tu, però secondo me
te lo dicevo anche prima, no? Il fatto che ci siano state evoluzioni generazionali per cui a un certo punto le persone non hanno più avuto in senso stretto il problema dei bisogni primari, mangiare, vestirsi, ha fatto scattare questa cosa. Quindi, giustamente, sono d'accordo con te, è semplificatorio dire colpa del 68, del 65, del 78, perché comunque si tratta di percorsi di evoluzione umana in cui la società civile ha messo a disposizione delle persone una quantità di risorse che prima era inimmaginabile per le persone. Noi abbiamo una, non credo un vissuto diretto. Per rovesciare su costoro il detto craxiano, si è attuato un ulteriore esempio di saggezza classica, il primum vivere, no? Il vivere era risolto, molti l'hanno percepito come il tale, quindi deinde filosofari. Abbiamo cominciato a filosofare di massa anziché lasciarlo ai privilegiati. Questa è una cosa che obiettivamente è successa, chi non se ne rende conto perché non vuole o non vuole guardare la realtà storica. Tra l'altro è un fenomeno generalizzato e avviene sistematicamente nei vari paesi a raggiungere certe condizioni di vita. Non a caso i fenomeni che noi chiamiamo movimento, come li abbiamo vissuti noi in Italia, arrivano buoni ultimi in Europa, e in Europa arrivano parecchio dopo di fenomeni simili negli Stati Uniti. Nonostante, se vuoi, la ritrattezza culturale relativa degli Stati Uniti su quel piano lì, perché tutta una serie di tematiche non fanno parte della cultura statunitense, sono semi-importate. Però l'ippismo, Ginsburg, i poeti alternativi, eccetera, eccetera, la zona lì, Big Sur, ti ho mai portato? No. Dobbiamo andarci assieme. Dai, adesso quando hai tempo vieni, andiamo a leggere sul Big Sur. Siccome l'economista sei tu, sto pensando, c'è un'antinomia, no, in questo discorso, stiamo andando veramente tutti e due fuori traccia, ma questo mi piace molto. Da una parte c'è la dinamica dei consumi, e tu sei l'economista, secondo me la capisci meglio di me, perché poi anche su questo le dinamiche dei consumi, quindi dei desideri, della ricerca, eccetera, eccetera, è molto importante. Dall'altra, il farsi dell'idea di libertà. Perché questa idea di libertà, che è una invece delle questioni universali, centrali, sia degli individui che dei popoli in generale, beh, effettivamente, insomma, all'epoca ha avuto un'espansione verso, appunto, alcune dimensioni astratte della vita personale, no? Quindi la libertà intesa proprio come libertà di espressione. Quando mai negli anni 40 uno diceva libertà di espressione, non nel senso libertà di stampo, anche quella, insomma, o di dire un'opinione, ma nel senso di espressione individuale, sento questa emozione, devo esprimere, devo manifestare, devo essere creativo. Ecco, questa cosa della libertà, che è una cosa, secondo me, centrale, importantissima, però sulla quale, insomma, si può ragionare, insomma, effettivamente si può ragionare molto. Mi pare che lo dicevamo la prima volta che ci siamo parlati, no? Perché in effetti anche questo è una sorta, poi riportato nell'ambito dell'esperienza individuale, è una sorta di mito, nel senso che esiste la libertà assoluta, non esiste, no, non esiste, perché nel momento in cui noi spieghiamo qualcosa è vero che non siamo più liberi perché l'abbiamo spiegata in qualche modo, però insomma, anche qui, ripeto, è interessante il confronto con quegli anni, con quelle trasformazioni, perché poi sono le stesse in termini di entità, trasformazioni che anche adesso si stanno realizzando, vanno capite probabilmente di più di quanto siamo in grado di farlo vivendole direttamente, ma credo che sulla dimensione consumi, collocazione sociale e libertà ci siano dei grandi cambiamenti anche in questo momento. Allora, libertà, felicità, tutte le parole che appunto tu dicevi, hanno assunto, come dire, un nuovo colore, una nuova luce, tanto per stare nella metafora che usavamo, stagionale, che usavamo all'inizio. Avevo tolto il microfono e non si è sentita la mia risata, però. La devo... Vai. È lirico, poetico, il suo danzar sull'erba novella, spargendo petali questa sera. Sarà che la Juve ha vinto 3-0, ma che è tutto molto più. Noi cinici economisti, tu lo capisci che gli unici veri marxisti, nel senso
purtroppo trivialoide, con cui viene pensato spesso il materialismo storico o il marxismo, siamo noi economisti cosiddetti liberisti neoclassici. Adesso secondo me ti sei rovinato l'audience perché penseranno che tu sia juventino e che insomma è... No, tutti lo sanno che non sono juventino, no. Io sì. Io sono l'unico juventino con cui riesco ad avere un rapporto friendly, cioè, juventino vero, voglio dire, poi ci sono quelli che c'è la Juve. Perché questo, come tante altre cose, funziona così, insomma, no? Perché allora, sai, ti riconosci o non ti riconosci, in Italia o in Italia, ed è un po' drammatico che sono fra le pochissime identità che ti sono rimaste a disposizione, in qualche modo. Perché tutte le altre... Fratello mio, devo aiutarti, perché io almeno adesso... Vabbè, ma infatti, sì, molto, ti lascio parlare, perché anche questo che hai appena detto, secondo me non lo dici scherzando. No, non lo dico scherzando per niente, nel senso che sì, anche questo è un altro discorso, e d'altra parte... stando su una dimensione sociale, te lo dicevo prima di cominciare questa nostra conversazione, la dimensione sociale è una dimensione in un certo senso più semplice della complessità, dell'esperienza, dell'esistenza individuale e di tutto quello che questo comporta, ma poi anche, proprio perché un po' più semplice, un po' più soggetta a semplificazioni e a riduzionismi. E quindi ci sono appunto verità che ognuno lancia a destra e a sinistra, che tante volte, insomma, forse poi varrebbe la pena che non lo facesse, ecco, in qualche modo. È vero che quando tu ragioni sulla dimensione sociale ti è molto di aiuto fare un lavoro appunto storico, ricostruttivo, perché questo ti dice qualcosa di più, non perché comunque possa dirti la verità assoluta di quello che è accaduto, ma perché ti dice qualcosa di più, perché ti permette di rappresentarlo e di descriverlo. Cioè, alla fin fine, storia e scienza, come diceva il vecchio Bachelard, hanno la finalità di descrivere, di fare un racconto, di dire una storia, di definire una legge, di definire una regola, e questo è un po' quello che le accomuna. Quello che poi è stato fuori dalla regola, vabbè, insomma, a un certo punto sì, o... uno la riscrive, la riforma e ce n'è un'altra, oppure rischia... Ma sai, la cosa che adesso Bachelard è tanto che non lo leggo, però se ricordo lui non aveva colto, io tendo a esprimerla, a lasciare che lo dica, perché poi c'è uno che ascolta, le persone che ci ascoltano, visto che certe cose le seguono e le riflettono, gli mancava l'aspetto, la comprensione, credo, dell'aspetto statistico, io lo chiamo, e cioè la scienza è una cosa che si fa dei racconti, definisce delle regole e poi cerca nei limiti del possibile, e per questo ci sono tante scienze, c'è un continuo, di replicarlo. Cioè tu osservi delle cose una volta, ci fai sopra una storia e una regola, poi se le ripeti fai continuous sampling, e questo, insomma, a questo servono gli esperimenti, no? Hai osservazioni, accumuli il numero di osservazioni di quello che tu pensi come una specie di processo stocastico che hai appena, le cui regole hai descritto. Quello ti aiuta a capire se l'hai beccata bene o male la regola. Il difficile della storia, delle scienze umane in generale e anche delle scienze sociali come l'economia è che non possiamo permetterci di replicare la storia del mondo. Certo che sì. Quante guerre napoleoniche possiamo giocare a replicare per vedere se davvero fu importante questo o quello? Se davvero, certo. E questa è la grande limitazione. In realtà voi medici, grazie semplicemente agli sviluppi della biologia, questo svantaggio lo state superando. Questo sicuramente è una cosa che si sta superando nell'ambito della medicina. Questo però... ha comportato una sorta di distinzione di due piani, quello della conoscenza che sicuramente sta su questi binari, sta su queste regole, e quello della professione, perché invece la professione di queste conoscenze un po' se ne fa e un po' non se ne fa. Non so se tu conosci appunto quei movimenti di slow medicine, medicina di precisione, cose di questo genere, no? In cui si dice è importante fare gli interventi individualizzati, è vero, tu hai la teoria, però non è che se tu hai quella cosa devi fare tutto quello che si dice, ma devi essere intelligente al punto di... E questo... Sì, ho degli amici qui che mi hanno... Questo ha molto a che fare con l'idea di personalized medicine, che è una proiezione futuro della capacità di leggere il genoma individuale, quindi...
Non solo il genoma. La parte che io conosco, la parte che io conosco. No, io dico, il genoma sicuramente, non c'è dubbio, è importante conoscerlo, ma insomma, a meno che di non finire tutti quanti nel copione di Gattaca, noto film degli anni, mi pare, 90 o 2000, insomma, in cui appunto bisognava mostrare il proprio genoma per avere la patente di poter vivere o di poter fare determinati tipi di professione. Ma al di là del fatto di conoscere quelle che sono le potenzialità individuali, nel genoma non ci sono scritti gli eventi della vita delle persone, non ci sono scritti e non ci saranno mai scritti. E la vita delle persone cambia. Esattamente. Sì. Cambia il genoma delle persone. Allora resterà sempre il problema del fatto che è una dimensione legata alla fenomenologia dell'incontro umano, alla cosa che dicevamo all'inizio, cioè io conosco la mia esperienza vitale perché conosco me attraverso l'altro, no? E questo lo dicevamo l'altra volta, cioè l'altro mi è indispensabile per conoscere me, la mia identità si fonda sull'alterità, insomma, tutti questi discorsi. Quindi direi che insomma sì, è importante, cioè in fondo noi, come dire, stiamo cercando un fondamento, una verità che poi tu definisci l'economia e scienza sociale. Io dico la medicina e la psichiatria in particolare legata alla dimensione esperienziale, per quante conoscenze avremo dipende sempre come interpreteremo concretamente il qui e il d'ora di quello che stiamo facendo, insomma. Cioè siamo comunque compromessi col fare, in qualche maniera. È un fare diverso, cioè dobbiamo fare delle cose, è un fare diverso. Sicuramente in economia è un fare che ha a che fare con ipotesi, teorie, proposte, valutazioni fondate sicuramente su metodologie. Adesso non stavo parlando di economia, sennò potremmo desfi. Ma non siamo molto diversi. Io credo che l'unica differenza forse sia, specialmente per psichiatri applicati come te, che tu curi o provi o accetti il fatto che la gente pensi che tu devi curare, mettiamola così. No, parte proprio da questo, cioè dal fatto che ci sia un'attenzione alla cura, quindi a una domanda, quindi a un bisogno. E che è un po' difficile pensare che questa cosa esista al di fuori di questo contesto, cioè perché altrimenti entreremo in quella cosa che dicevamo prima di registrare, che ha a che fare appunto con lo psicologizzare la salute, il benessere, e farlo diventare il modello della felicità assoluta definito in qualche manuale come modalità di funzionamento ideale. Sì, ma più che manuale, io un po' lì volevo portarti, è che in realtà questa è una strana forma, se vuoi, una delle tante forme in cui alcune acquisizioni o conoscenze o regole o narrazioni, per usare il linguaggio tuo, di prima, chiamiamole scientifiche perché basate sul metodo scientifico, ok? E cioè il fatto che gli stati della mente sono parzialmente, almeno in principio, comprensibili e che su di essi si può in qualche maniera agire, seppur in forma molto limitata, con azioni, terapie, eccetera. La versione popolare di tutto questo è diventata tutto ciò che mi infastidisce, non mi rende felice, è causato da qualche complesso, proprio l'uso della parola complesso, nella conversazione, è un complesso. Cioè, quello che vince, quello come mi ricorda la famosa battuta, quello di Edipo che vincerà Canzonissima, cioè questi vedono complessi, ti ricordi? Non mi ricordo cosa fosse, era una pubblicità di qualcosa quando eravamo ragazzini, te lo ricordi? Quella era la canzone. Complesso di Edipo, Canzonissima. Sì, c'era, forse era Iannacci, grandissimo. Sì. O Caver, quello che, il complesso di Edipo, che è quello che vincerà Canzonissima. Ecco, questa che è un problema, ovviamente, questa semplificazione, questa divulgazione, no? Dell'idea della conoscenza mentale, della terapia mentale, la sua divulgazione purtroppo la stravolge, non la semplifica, la stravolge. E dice che tutti gli stati che tu percepisci emozionalmente come negativi, sappiamo da dove viene, no? Anche, cioè, c'è proprio anche il processo di trasmissione della sensazione di negativo, sono curabili, anzi devono essere curati, perché la felicità è non essere mai tristi. Io non lo so cosa fanno questi, quando gli muore la mamma, si riempiono di cabaccia.
Guarda, la mamma. Lascia che ti dica una cosa un po' forte, cioè ad oggi noi sappiamo, nel senso se non sto qui a fare tutte le citazioni, cioè, sappiamo che esistono al mondo tantissime forme di cosiddetta psicoterapia, quindi di cura psicologica, superiore ad alcune centinaia. Non so se tutti hanno il copyright o cose del genere, comunque ce ne sono veramente tante. Dice, ma una funziona più dell'altra. La qualcosa da sola dovrebbe far sospettare gli umani. Non è che ci sono tante teorie della relatività o della gravitazione, no? Esatto. Perché se ce ne fossero 120, ogni volta che prendi l'aereo diresti, scusi, ma lei, questa compagnia aerea, questo pilota, quale teoria della gravitazione, di ciò che fa staccare gli oggetti da terra, pratica? Perché sai, io ho la 47, se voi volate con la 36 io sto a casa. Però nessuno si pone questo problema, sono tutti lì che dicono, no, ho trovato questo qua, segue, scusami, ma... No, no, ma sono stati fatti, per esempio, a proposito proprio di questo, lo ridico, ma è lo stesso concetto che ho appena detto. Sono stati fatti dei lavori in cui sono stati confrontati interventi psicologici a cui sono stati tolti, diciamo, quelle specificità che contraddistinguono quella forma di psicoterapia che diceva di essere efficace perché faceva quelle cose in particolare, e sostituiti con interventi più generici in cui quelle cose che venivano indicate come fattori di successo non venivano fatte. Secondo te chi è andato meglio? Appunto. Aspetta che ti manca l'audio. Spendono, siccome spengo il microfono per paura che ci sia un rimbombo, perché sembra che l'audio a casa mia qua non funzioni mai, ti ho risposto. Ho detto la risposta è nella tua domanda, no? La classica domanda retorica. Esattamente, esattamente. Allora, noi quello, ci sono molti Ma... lavori che dicono ma quella forma è, però è più efficace perché qua, perché là, io credo che dobbiamo capire ancora molto su questo, comunale, anche perché mi capisci che non è facile Posso fare. buttare lì un'ipotesi da cinico economista che volevo aggiungere? Dimmi. Io tendo a vedere, e questo è un argomento che dovremmo sviluppare, in questi, però da quel poco che so, tendo a vedere ciò che noi chiamiamo patologie mentali o malattia, sofferenza mentale, quello che vuoi tu, come divisibile in due grandi famiglie, in due grandi gruppi, i quali si sovrappongono, non sono separati. Cioè, ci sono quelle che hanno alle proprie origini, che sono malattie vere, nel senso che c'è o un problema di tipo letteralmente genetico, formativo, degli shock nell'arco della vita, o, ma tipicamente nella parte in cui le dimensioni che noi chiamiamo del carattere della personalità si formano, che perturbano in maniera seria, magari anche proprio veramente per un accumulo di una paura specifica in un certo punto che sta lì seduta. In un buco della memoria e che quindi quelle lì sono l'oggetto della scienza. Ce n'è tutta un'altra che non sono così, che sono in realtà il manifestarsi della propria vita dove non c'è nessuna perturbazione particolare, ci sono varianti, variazioni. E le quali abbisognano fondamentalmente di attenzione in certi casi. E il fatto che l'attenzione venga e non sia abusiva è sufficiente per curarle. Non so se mi sono spiegato, la sto No, ti facendo. sei spiegato benissimo. È ovviamente una teoria tagliata con l'accetta, c'è pieno di distinguo, però visto che siamo qua, la butto così per il momento. Cioè c'è una domanda di. E questo vale sia per chi dice ma sono depresso, ma ho paura, ma sono instabile, ma non mi ama nessuno, eccetera, c'è tutta una varietà di, che alla fine vuol dire c'è una parte della mia vita che non mi rende felice, non ho nessuna voglia di star lì a vivermela o a confrontarmela, ho bisogno di qualcuno che mi dia un'attenzione e mi dica che questo non ha a che fare con me. Vabbè, mi fermo perché sennò parlo No, troppo, no, no, scusami. sorrido pensando che queste nostre conversazioni, no, sono come due
vagabondi, no? Che si trovano in un posto e che in qualche modo si spintonano, no? Con la spalla per andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Ogni tanto appunto ci spingiamo, ci portiamo su un percorso, ogni tanto su un altro, consapevoli anche di stare in uno spazio che è sufficientemente poco definito per poter contenere tanti percorsi diversi. Quindi con questo tuo ragionamento mi stai portando un po' su alcune questioni che abbiamo discusso, che sono sostanzialmente quella nosografia, cioè della diagnosi, della definizione delle malattie, chi è malato, chi non è malato, eccetera. Dall'altra stai facendo un discorso però sicuramente molto attuale, cioè molto importante, significativo, parlando di terapie psicologiche. Cioè tu dici, ma insomma, in effetti avere qualcuno che si prende cura di te fa bene in generale, indipendentemente da tutto. È così, cioè, c'è poco da fare, è così. Non è una cosa... Ho tolto il microfono di nuovo, scusami, mi sembrava che fosse il punto che volevi farmi prima, no? Era uno dei punti sicuramente. Sicuramente c'è... e qui ti riporto un po', no, sul... c'è il discorso che appunto la definizione poi di che cosa è malattia sia o non sia ha a che fare con una qualità dell'esperienza e non solo con una statistica dell'esperienza, cioè non è che appunto chi sta nella gaussiana, ma c'è anche una qualità specifica, no, dell'esperienza. E c'è un discorso che non abbiamo ancora affrontato, che è il discorso dei farmaci. I farmaci sono stati dagli anni 50 in poi determinanti anche nel dire che esiste... Sì, anche nel convincere che la felicità può essere acquisita con trattamento. Esatto. Nel convincere che esiste una biologia della malattia mentale e che quindi, così come... Sì. Questo... Ma non dire, scusami Gerardo, non trovi interessante... Prima, i tossici lo sapevano anche prima dei farmaci. Cioè, i tossici, infatti, chiunque si facesse di oppio sapeva benissimo. Ma lascia che ti interrompa lì, perché te lo pongo come domanda. Non trovi affascinante che, se tu guardi ai consumatori di questi servizi, tu spesso la persona che ha molta fiducia o che tende a dire che il farmaco tale, il farmaco tall'altro è utile, eccetera, è anche la persona che ha fiducia nell'interazione psicologica, nella terapia. Cioè, quando da un punto di vista strettamente teorico, se vuoi, no? Adesso per carità siamo evoluti, ma alla radice le due sono due scuole di pensiero in un certo senso contrapposte. Lo erano certamente per un periodo, adesso riusciamo a capire meglio l'interazione fra... Non lo sono più. Chi poi le contrappone, sì, lo fa più per aspetti sindacali, corporativi, che per una... perché poi l'esperienza ci dice che non c'è nessuna contrapposizione fra questa e quell'altra cosa, insomma. D'altra parte, dei farmaci bisogna comunque parlare perché, insomma, alcune categorie di farmaci, come gli ansiolitici o gli antidepressivi, sono fra i farmaci più prescritti in assoluto dai servizi, dai medici, dal sistema di cura, dal sistema sociosanitario, insomma, più o meno in tutti i paesi. A dispetto del fatto che alcuni di questi farmaci, per esempio gli ansiolitici, le benzodiazepine, farmaci sicuramente molto utili, straordinari, in situazioni acute in cui bisogna che qualcuno faccia qualcosa per calmare questo qualcuno nel giro di pochi minuti, poi diventano farmaci da abuso, il termine abuso insomma andrebbe definito, comunque diventano farmaci da abuso, per cui trovo persone che da 10, 20, 30, 40 anni, 40 anni no, ma insomma da 10, 20, 30 anni prendono la pastiglietta la sera, prendono quella cosa la sera, di fatto appunto avendo reso statutario una condizione di dipendenza sostanzialmente, ecco. Naturalmente ci sono dipendenze peggiori e tutto quanto quello che vuoi, però insomma l'idea che questa qua stesse negoziate, io prendo l'Eva Tyrox tutte le mattine, l'ho appena presa, 125 mg, e sono dipendente, non ho la tiroide. Sì, ecco, c'è il tuo motivo, ecco, c'è il tuo motivo. Anche quello che prende la pastiglietta la sera c'ha il suo motivo, forse anche lui o lei non c'ha più quella
ce l'ha un po' meno tenuto conto. Crolla, fra virgolette, no? Sì, però non ce l'ha più di tanto se tieni conto che dopo 15 giorni, 20, che lo prende, non gli fa più nessun effetto perché subentra la tolleranza e l'unico effetto che gli fa è che se non lo prende ha un ritorno di sintomi. Quindi è un po' diverso da tu che non hai la tiroide, che anche tu avresti il tuo ritorno di sintomi. Ma insomma, sì, senza sì, ma non c'è un problema di tolleranza. Sì. Esattamente. Io adesso, appunto, anche qui entriamo in un campo minato, perché parlare di farmaci è difficile, è complicato, però quello che volevo dire è che, secondo me, è importante che anche i farmaci si sono stati in questa logica un po' di sdoganamento, di felicità, cioè nel senso che a partire dall'introduzione in particolar modo degli ansiolitici e degli antidepressivi negli anni 80, anni 90, quando sono diventati... comunque un oggetto di consumo molto più rilevante di quanto erano i farmaci precedenti, che erano farmaci anche impegnativi e che venivano utilizzati male. Sì, c'è stato un cambiamento sociale importantissimo verso la tematica in generale della cura del disturbo mentale, del disagio mentale. Infatti si è cominciato a parlare disagio, disturbo, non più malattia, verso un qualcosa di aspecifico che appunto tu giustamente prima chiamavi ricerca di una felicità, di una condizione di felicità, di una condizione di benessere. Dal che appunto io ti rubo la domanda che tu prima stavi facendo, quando dicevi ma salute mentale è essere felici o salute mentale è qualcos'altro? E questo mi pare che possa essere... Questo era il tema su cui volevo portarti oggi, data la nostra conversazione iniziale. Ti comunico che sono 40 minuti che stiamo chiacchierando in registrazione. Io ti stavo dicendo... Lo rimanderemo al prossimo appuntamento. Esattamente, io ti stavo dicendo con tutta la consapevolezza del viandante cui si sta per esaurire l'olio della lampada, questo è il punto a cui siamo arrivati e anche il punto su cui ci potremo salutare, perché potremo ripartire da qua, cioè da questa domanda. Dai, facciamo i seri per una volta, perché io e te abbiamo una passione antica del conversare, reciproca assieme. Quindi la prossima volta proviamo a partire da qua, che mi sembra la questione. Appunto, no? È una questione generale, cioè, avviene un fenomeno comune, io lo vedo, in parte lo studio, in parte lo osservo, ma lo studi anche tu, insomma lo osserviamo in tanti. È un fenomeno mondiale che ha raggiunto un certo livello di benestare economico, l'essere umano si vuole la felicità e la felicità consiste nello star bene. E aggiungerò un'altra cosa: storicamente, se ci pensi, i gruppi sociali, le élite a cui è stato possibile il filosofare da tempo perché il vivere ce l'avevano, frequentemente si sono dedicati a questa cosa e raramente hanno preso la strada. Ieri qualcuno mi ricordava Seneca, frequentemente l'uso di sostanze o di metodi che eliminassero, no? La fatica del vivere e la conoscenza di se stessi, lo vedi diffondersi anzitutto nell'elite. Sì, credo che se tu sei d'accordo su questa domanda potremmo mettere anche un oggetto, un tema dentro che è la questione della depressione intesa proprio come esperienza del dolore morale, perché è proprio da la lì melanconia. Esattamente, da lì che melanconia. Possono fare qualche ragionamento anche non troppo filosofico, anche molto concreto su cosa poi, come si deve fare, dove si deve andare. Nel senso, sì, dove si deve andare, no, ma su. Per andare dove vogliamo andare, dove dobbiamo andare? Esattamente. È quello che si chiede a ogni psico something, no? Sì, però ecco, per esempio parlare, proprio usare la questione della depressione come una delle questioni che ha molto sdoganato la psichiatria dei manicomi, naturalmente l'hanno fatto le leggi, l'hanno fatto le grandi riforme, l'hanno fatto i movimenti, ma culturalmente nella società poi ci sono questioni che hanno avuto il loro peso. Ti saluto appunto raccontandoti che, per esempio, nel Settecento la moda melanconica era particolarmente
apprezzata, per cui insomma le persone ci tenevano ad apparire patite, sofferenti, malate appunto di bile nera, eccetera, eccetera, perché questa era una condizione ritenuta assolutamente desiderabile. Non dico che adesso sia già in c'è ancora anche nell'Ottocento francese, cioè Hugo certamente, sì molto sì, preso sì. Da questa qua. Scusa, finisci, mi intrometto sempre. No, figurati, no, ma io avevo finito di dire, potremmo utilizzare la questione della depressione perché dietro la depressione da una parte c'è la tristezza, dall'altra c'è la speranza, dall'altra appunto c'è il dolore, l'esperienza, un'esperienza qualitativamente diversa del dolore, che è questo sé, che è questa caduta del senso, che è una delle questioni molto forti nell'esperienza depressiva, perché insomma noi sappiamo bene che senza avere un attaccamento a un senso, poi è difficile che si dia qualsiasi tipo di esperienza. Ecco, solo io e te riusciamo a fare qualche dialogo senza senso, ma ecco, è più un gioco. Ma sì, qui bisogna capire che Gerardo, per sapere che intendeva dire l'opposto di quello che ha detto dicendolo, vabbè, ma sono sottigliezze. Sì, va benissimo. Allora, da lì e dalla, per chi ci ascolta e volesse provare a vedere parte della, credo, del mio punto di vista, su sta cosa qua, che non a caso ho chiamato melanconia, è stata la lettura tanti anni fa di un libretto che è una collezione di pezzi aristotelici che è... Il problema 30. No, sì, è una cosa del... l'ho cercato perché non mi ricordavo l'editore, pubblicato in Italia da Melangolo, sì, ed è un giochetto in realtà, perché mettono Aristotele autore, poi in realtà ci sono dei signori che hanno curato, che si intitola La melanconia del... purtroppo è un titolo arrogante, La melanconia dell'uomo di genio, ma fottiti l'uomo di genio, nel senso, realtà, inteso nel senso della persona che si domanda qualcosa e si fa delle domande. In realtà si tratta di un testo pseudo-aristotelico, non sappiamo se è Aristotele. Esatto. Chiama appunto, ed è il problema 30 della problematica, della, sì, si dice in latino, insomma, di questa raccolta di problemi aristotelici. Ed è stato riscoperto in realtà... Ah, vedi, no, lo conosci meglio di me allora. Sì, è stato riscoperto in realtà da degli studiosi del Warburg Institute. Insomma, il Warburg Institute è un istituto che ha dato molto, direi, alla storia e alla cultura europea, da due studiosi che hanno pubblicato insomma un libro, uno dei più bei libri insomma che ci sia, che io personalmente conosca, che è Saturno e la melanconia, dove parte proprio da lì, insomma, ecco. Quel libretto che tu hai letto fu un'operazione editoriale giocata sul titolo, come tante cose, no? Che se melanconia dell'uomo del genio, insomma, anche sia Carozza vuole dire. Sì, no, ma devo dire che era onesto, quando me lo misero in mano, lo leggi un attimo, capisci che appunto il titolo è fatto per attirare, però basta leggere il risvolto di copertina e capisci di cosa parlano. Sì, è un testo molto carino. Quindi raccomandiamo quello, raccomandiamo a questo. Poi c'è un pezzo della, a me è antipaticissimo, mai sopportata, però come si chiama la Roumaine francese, quella di che era il nostro, poi in realtà antipaticissima, la Julia Kristeva, no? La Kristeva ha scritto un testo strano, due o tre libri, Il Sole Nero. Conosco uno, Sole Nero, esatto. Esatto. Anche Battisti, altro su questo, cioè. Battisti alla mare nero, cos'è? Battisti non era Sole Nero. Lucio Battisti, la canzone era Mare Nero, non era Sole Nero. Hai ragione, Mare Nero, Mare Nero, Mare Nero. No. Era diverso, non era il Sole Nero. Chiara e trasparente come me. Kristeva è appunto molto legata al contesto francese. Questa riscoperta della melanconia appunto coincise con la fortuna europea appunto di Saturno e la melanconia di questi autori e ha avuto effettivamente una... Vabbè, adesso insomma, non voglio tirarla per le lunghe, ma un autore che non si può non citare in questo caso è Jan Starobinsky, medico e filosofo, insomma, che tutta la sua carriera culturale e produttiva è fondata sulla melanconia. Starobinsky è un nome che conosco, ma è un'assenza delle mie letture. Dici che dovrei rimediare in tarda età?
Ma non lo so, non penso che sia un problema di compiti, è un problema di piaceri, nel senso che ha scritto cose di grandissima piacevolezza. Una delle sue ultime raccolte si chiama L'inchiostro della melanconia, è molto carino. Ha scritto delle cose sulla storia del trattamento della melanconia, insomma, ne ha scritte veramente tante. Ha scritto anche cose non sulla melanconia. È una persona che si legge con grande piacere. Sempre. Bene, abbiamo dato le indicazioni bibliografiche per il prossimo appuntamento. Cosa dici? Riusciamo a mantenerci settimanalmente? Ci metteremo tutto il nostro impegno se l'inverno non ci contrasta e se dalla steppa non L'inverno arriva. aiuta perché, per quanto mi riguarda, adesso qua non è ancora arrivato. Cioè, era arrivato, mi hanno detto, finché ero via, adesso è ritornato su da te, invece è arrivato. L'inverno invita a essere homely. A stare a casa, accendere il fuocherello, mettersi il maglione, Una delle immagini che conversare con gli amici bevendo del mi tè caldo, cosa che ho fatto. viene evocato della nostra preadolescenza, credo, è la figlia del capitano trasmessa per televisione, in cui nel forte si attendeva il brigante Pugacev che poteva venire a qualsiasi momento, e quindi poi c'era tutta questa intreccio, insomma, tratto dal romanzo della figlia del capitano, molto, molto carina, questo inverno nevoso, scuro, buio, con la minaccia del. E beh, su al nord in Canada è così, cioè se vai, io ho vissuto per un po' a Minneapolis dove faceva scuretto, se vai un po' più su, cioè, nella famosa Fargo, ma finiamo qua, se no io e te non la smettiamo più e abbiamo tranquillamente superato l'ora, credo oggi. Ok. Gerardo, un abbraccio. Buona serata, buona giornata, anzi, buona Buona giornata. serata a te, buona giornata a me. Ciao, Ciao, ciao. grazie, ciao, ciao.